Ciao ragazze, quest'oggi vi faccio una decorazione con un blu notte, un bianco, utilizzo questi della Kiko French, ed una base di questo azzurrino leggermente glitterato. Questo è il numero 298 della Kiko, preso in questi giorni 1,90 euro, c'è la promo. Questo invece è il solito bianco French Kiko, non c'è il numero, non lo trovo. E questo è il blu, che è il 265, è un blu molto scuro, sembra quasi nero. Mi servirà poi anche questa pennellino a punta sottilissima. Vi faccio vedere che mi si è rotta sia quest'unghia che questa, ma proprio erano tranciate alla base. Mi hanno fatto un male tutte e due, io non so che cosa ho fatto, però vabbè, la decorazione ve la faccio su questa, che è un po' più sana. Allora, io ho già messo la base trasparente per proteggere l'unghia e due mani di questa, deve essere molto molto asciutto. Procediamo con la decorazione. Allora, con il nostro blu andiamo a fare una French obliqua. Così. Io l'ho fatta forse un po' spessa. E lasciamo asciugare molto bene. Non vi preoccupate sempre delle imperfezioni, che poi andremo a sistemare con la nostra pennina. Così abbiamo adesso di qua leggermente azzurro e di qua un blu molto forte. Aspettiamo un attimo che si asciuga e poi procediamo. Ecco qua, una volta asciugato, andiamo ad aprire il nostro bianco gesso. Io adesso tolgo questo pennellino e immergo la punta. Allora, facciamo una diagonale che parte da circa metà e poi intingiamo ancora e tentiamo di fare un ricciolino. Adesso non so come farvelo vedere. Troppo, così uno qui e un altro qua sotto. Se avete lo smalto, quello della Kiko bianco con il pennellino sottile, penso che venga meglio. Comunque. Preso questi pennellini per fare esattamente queste cose qua, ma non ho ancora la precisione, per cui scusatemi se non sono precisa, ma d'altronde non sono una professionista, come dico sempre. Ok, di qua stessa cosa. Dall'altra parte, che forse è più semplice, ecco, infatti. Sai perché un lato viene sempre più semplice dell'altro? Ma ok, allunghiamo un pochino. Vedete? Molto carina. Adesso richiudo, onde evitare che mi si secchi anche questo. E per ancora più rendere carina la decorazione, che già di per sé è abbastanza bella,
Volendo potreste mettere un brillantino esattamente qua in alto. Faccio vedere. Così la rendete ancora più preziosa. E questa è la mia decorazione. Adesso vi metto la foto. Spero che vi sia piaciuta. Un bacio a tutte. Ciao ciao!